L'aeroporto di Madeira, con la sua pista, che è praticamente una piattaforma di cemento appoggiata su una scogliera, è noto per essere uno dei più complicati al mondo in termini di atterraggio. Spesso i voli vengono cancellati o dirottati sulla vicina Porto Santo a causa dei forti venti e delle nubi che si formano in questo preciso punto dell'isola, tanto da fare ipotizzare ad alcuni di spostarla. Oggi Madeira non è più un'isola così remota, è raggiunta tutto il giorno da tanti voli, apprezzata da cittadini di tutto il mondo. L'estate è particolarmente affollata e può essere particolarmente impegnativo trovare una camera last minute. Il mio viaggio sull'isola portoghese, che vi ho raccontato nei precedenti episodi, è purtroppo giunto al termine. Anzi, facciamo che vi mostro un'ultimissimissima cosa, ovvero uno degli aeroporti più pericolosi al mondo, l'aeroporto Cristiano Ronaldo di Madeira. Praticamente è una piattaforma, un ponte che hanno costruito sulla scogliera, cioè tra uno sperone di roccia e l'altro, perché non esistono pianure su tutta l'isola. Perché è pericoloso? Perché è sempre ventilato questo punto esatto dell'isola. Infatti mi spiegava prima il tipo del noleggio auto che stanno valutando di costruirlo da un'altra parte meno ventilata, però cioè, la vista sull'oceano di una pista, di un aeroporto è qualcosa di notevole. In sintesi, ecco che cosa ho imparato da questo viaggio e perché Madeira merita di essere esplorata. Madeira è uno scampolo di paradiso che tutti possono portarsi a casa attraverso la memoria dei profumi, delle viste mozzafiato, della fatica per scalare montagne. Un'isola piccola e grande perché è facilmente attraversabile, eppure in poco spazio contiene habitat diversi, climi diversi. Si passa dalle calette assolate, dal caldo della costa sud, al fresco, alle nubi, le nebbie della costa nord, dalla foresta tropicale alle spiagge dorate. Madeira is my home, it's where I born and I can't imagine to go away and not live here. È apprezzata per il suo clima mite, ma soprattutto per le viste spettacolari grazie ad una natura prodigiosa che offre vette vulcaniche, scogliere a picco sul mare e giardini lussureggianti. Nell'immediato futuro Madeira dovrà affrontare una grande sfida, ovvero bilanciare la voglia di sempre più persone da tutto il mondo di venire a visitarla con la necessità di preservare il suo ambiente naturale. La comunità locale ha già iniziato ad intraprendere alcune misure in questo senso, ad esempio attraverso la promozione dei cammini lenti, come quello che sto facendo lungo le vie d'acqua. Parte dell'energia dell'isola poi arriva da fonti rinnovabili, però sicuramente il futuro è irto di insidie. I think we're losing a bit of our traditions, and that's why it's important to open that consciousness, and that's why we have here the museum and we do all these sorts of activities so that won't get lost. In questo frammento di Atlantide riemerso pare di galleggiare in una dimensione dal ritmo diverso, sospesa tra sogno e realtà. Quel che resta è un ricordo dal sapore denso come un vino invecchiato, e più passa il tempo più la sua essenza diventa preziosa. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.